Mauro Levrini, ci eravamo visti l'ultima volta a Gatteo Mare e ci ritroviamo a Olmo alla Festa del Grano, questa sera con una bella accoppiata, con un grande interprete di balli di gruppo. Allora, l'estate continua e continua la grande. Ma io direi di sì, perché devo dire che c'è un bel lavoro. Adesso noi andremo fino al 27 agosto, perché dal 28 agosto al 14 di settembre io vado in ferie. Però devo dire che è stata veramente una bellissima estate, almeno fino adesso è stata fantastica. Spero che continui fino al 27 così. Allora, l'ultima volta non avevamo parlato della tua vita personale, io avrei piacere che tu facessi un piccolo riassunto della tua vita artistica, partendo da quali anni insomma, e soprattutto cos'è cambiato nel mondo dell'orchestra a ballo. Tu hai vissuto forse, credo, il periodo d'oro, adesso magari per tutta l'orchestra un periodo un po' difficile, però insomma, quando hai cominciato, i grandi successi, che situazione c'era a quei tempi? Beh, sai, una volta io fortunatamente devo dire che ho visto tutto l'andamento della musica dal 1987, ma anche prima, perché io militavo in gruppi come Elemento, quindi ero con Henri Tadelli, poi prima ancora ero con Sergio Boni, che facevamo il fisso nei locali estivi, che tu sai che facevamo proprio tutto quello che andava al momento, tutto dal vivo, tutte cose che tu cantavi e suonavi. E quindi io ho visto tutte queste cose. Io devo dire che la passione non è diminuita, ecco, anzi, la passione di cantare è sempre tanta. Certo che dire che le cose non sono cambiate sarebbe falso. Anzi, io ho passato gli anni dal 1987 al 2003-2005 fantastici, indubbiamente, poi molte cose sono cambiate, però la voglia di cantare, la passione vince sempre su ogni cosa. Io spero che qualcosa cambi, indubbiamente. Non sono uno che mi lamento assolutamente, perché se mi lamento io sarei falso, sarei un ipocrita, ecco, a lamentarmi per tutto quello che ho fatto e quello che sto facendo, ecco. Ma questo è dovuto alla gente che mi segue ancora e che mi vuole bene. Erano 10 anni fa, 10 anni già, ricordo che tu eri nell'età di chi non sa cos'è l'amore. Sono passati in fretta, sai, 10 anni ormai. Ricordi quello slow, quel dolce slow insieme a me. Tutto è cambiato già, c'è un altro tempo, un altro sound. Non fanno quello slow ed io non so se mi diverto. Sentire che tu ti stringevi a me, sentivo piano i segni tuoi puntati con me. Tutti questi anni hai un rimpianto, una cosa, parlo sempre dal punto di vista artistico, una cosa che avresti voluto fare e che non sei riuscito a fare? Beh, una cosa, allora, come rimpianti per questo settore no, assolutamente no, perché penso di aver fatto un po' tutto, ecco. Un rimpianto è quello ancora, perché ci sto lavorando, perché io non mi fermo mai, è di riuscire a esportare la mia musica all'estero. Ci sto riuscendo un pochino, al 40% possiamo dire, e per me sarebbe una soddisfazione enorme, ecco, avere anche un bacino di utenza anche all'estero per gli immigrati italiani all'estero, ecco. Io sto cercando di fare questo, è un sogno nel cassetto, insomma, che spero di esaudire un giorno. Beh, credo che la tua musica sicuramente sarebbe tantissimo apprezzata all'estero, basta vedere come funzionano Albano e Romina, come funzionano Nicola di Bari ancora all'estero, ecco. Quindi so che un tuo pezzo, il famosissimo Guerriero, ha avuto un grande successo anche in Germania, ne hai fatto una versione anche in tedesco.
e poi anche in Spagna magari o tutti nell'America Latina, in tutta l'America Latina avresti la possibilità. Cosa bisogna fare per uno come te per arrivarci? Guarda, non so darti una risposta onestamente, perché bisogna solamente trovare i canali giusti, ecco, secondo me. Un qualcuno che crede in certe cose e forse riesce ad arrivare. Con Guerriero ero già riuscito un pochino a fare questa cosa, però mi manca un po' la continuità per questa cosa qui. Però non mi avvilisco mai e cerco sempre di andare avanti e fare un tipo di produzione che possa andare bene anche per la musica estera. In questo periodo, e questa sera ce n'è una dimostrazione, funzionano tantissimo i balli di gruppo, funzionano un po' meno il liscio e la canzone melodica però come la tua continua a resistere. Ti stai adeguando, ti sei attrezzato per resistere alle tentazioni del pubblico che vengono sotto il palco e ti chiedono i più impensati balli di gruppo? Allora, io mi sono adeguato indubbiamente, perché tu sai che andare nelle sale da ballo bisogna essere molto versatili, cioè devi fare un po' di tutto. Certo che se devo fare solamente una serata di balli di gruppo dico di no, perché andrei a non fare quello che è Levrini, insomma. Cerco di dare un po' di tutto nella maniera giusta. Ecco, quindi io non snobbo niente, io sono qui a lavorare, cerco di soddisfare tutti, però devo essere Mauro Levrini, questo sì. C'è una canzone che quando sali sul palco hai voglia di cantare più di qualunque altra, nel senso che finalmente stasera canto di nuovo una canzone che è la mia preferita? Guarda, tu sai benissimo che io ho fatto tantissime canzoni da 30 o 35 anni a questa parte. Io ho un curriculum di 300 canzoni minimo e 20 o 30 canzoni di successo, però ti devo dire, va contro il mio interesse dire questo, però io quando canto l'adagio di Albinoni mi sento un'altra persona, quello sì. Ma io onestamente pensavo a Sentimenti, alle vecchie canzoni, quelle che ti hanno caratterizzato, cioè l'adagio di Albinoni magari, vabbè, è una cosa che senti tu, però non è un tuo grande successo, anche perché è una cover comunque. Infatti tu sai benissimo che io non faccio cover, ne faccio pochissime, faccio esclusivamente canzoni mie. E devo dire che alla nostra età Sentimenti, Vieni a fare l'amore, Guerriero, sono canzoni che io canto veramente con tanto impegno, con tanto gusto, perché sono canzoni che mi hanno dato veramente delle soddisfazioni enormi. Certo che come cover c'è da dire che l'adagio ha un'armonia che mi prende tantissimo e io quando la canto viaggio molto, ecco, devo dire che per me è un viaggio come anche le mie canzoni, perché per l'amor di Dio non voglio, io canto esclusivamente le mie canzoni. Sai, l'adagio è una canzone che mi ha preso tantissimo, quello sì. Non so dove trovarti, non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cuore aspetta te. No.
la musica che ho inventato per te. Se sai come trovarmi, se sai fra i tuoi colleghi che sono nati e cresciuti negli anni Ottanta, mi riferisco ai Ruggero Scandiuzzi, ai Franco Bastelli, quelli che comunque hanno inaugurato la stagione delle canzoni melodiche, qualcuno, forse per ragioni d'età, ha già deciso di smettere. Tu vorrai finire sul palco la tua attività o hai già deciso che magari smetterai prima? Ma questo non si può dire, cioè dipende molto, sai, l'artista è molto volubile, cioè nel senso che vive di emozioni, vive di stati d'animo, secondo me. Io ho avuto degli stati d'animo anche che mi hanno allontanato un attimino da questo ambiente, e la gente lo sa, lo sai anche tu, perché facevo 4 mesi via, 4-5 mesi via, e poi tornavo. Devo dire che la forza della canzone e il sentimento che ho verso la musica mi ha portato ancora qui. Devo dire che sarebbe sempre meglio finire quando un artista è in piedi, non quando un artista è già a sedere o steso. Però non è facile, non è facile, perché capire il momento giusto non è mai semplice, mai. Quindi stai ancora pensando di fare cose, perché insomma la tua età ancora non è di quelle da dover smettere, il successo è ancora di quelli da non dover smettere. Però se dovessi pensare a una cosa da fare in un prossimo futuro, che cosa ti viene in mente? Beh, io direi indubbiamente sempre di rimanere nell'ambito della musica, e intendo dire fare o produzioni, produrre altri cantanti, scoprire altri cantanti. Questo sarebbe una cosa che mi farebbe molto piacere e che mi terrebbe vicino alla musica, ecco. Però adesso cerco di non pensarci, perché come hai detto tu, penso di poter fare ancora tante cose, ecco. Cioè, la voglia c'è, poi sarà la gente che mi dirà se posso fare questo o no. Ecco, questo sì, sono loro che hanno da giudicare. Forse a questa domanda non mi vorrai rispondere, ma con chi vorresti fare un duetto? Perché nella tua carriera non mi sembra che tu abbia, a parte all'inizio forse, fatto dei duetti o collaborato con altri artisti. Hai sempre proseguito per la tua strada, per il tuo grande successo da solo. Ma guarda, questo non l'ho mai fatto, perché sennò vogliate, penso che mi conosci anche tu, non sono mai stato uno che mi sono messo alla gran luce con tante cose, non ho mai parlato e sparlato male, e forse questo che mi tiene molto in questo ambiente e che mi dà onestà e professionalità.
devo dire che ci sono artisti che io considero molto in gamba, artisti anche che meriterebbero tanto di più. Non mi hanno mai dato, siccome io poi sono sempre stato molto individuale, ma se c'è l'occasione di poter fare un duetto con qualcuno, io lo faccio volentieri. Ecco. Cioè, non è che io snobbo gli altri artisti, assolutamente, non è nel mio carattere, assolutamente. Vuoi mandare un saluto a Mister Domenico, che qualche giorno fa faceva da gruppo spalla di Iva Zanicchi? Insomma, è stato invitato con Iva a cantare Il fiume amaro. Insomma, deve essere stata una bella soddisfazione per lui. Si è trovato nel posto giusto al momento giusto. Beh, io direi che Mister Domenico intanto è un grande artista che ha visto anche lui tanto la cosa della musica, ecco, in generale, e penso che questa soddisfazione, cioè, gli rimarrà tale, perché Iva Zanicchi ha fatto storia, e quindi è una soddisfazione unica che rara. Quindi, a parte tutto, sono molto contento per lui, perché è una brava persona e in più una persona che ha dato tanto a questo lavoro. Sono molto contento per lui. E poi, perché, ritornando al discorso di prima, lei ha 78 anni e comunque canta ancora e quindi sale ancora sul palco. Un'ultima domanda, una tua considerazione, perché tu non hai mai esagerato in luci, in LED e cose, anche perché, insomma, è giusto secondo me dare un po' più di valore alla musica. Cosa ne pensi di coloro che invece cercano di stupire con effetti speciali? Ma guarda, ognuno fa quello che vuole nella musica, perché ognuno fa spettacolo come crede e non critico quello che fa determinate cose. Io sono nato insieme a Bastelli nella semplicità più comune. Poi non bisogna essere proprio sprovveduti al massimo, quello no. L'importante è avere il necessario. Io dico sempre, ma non è una critica, ma credimi, che le cose semplici, umili, le cose belle, serie, dureranno sempre più nel tempo. E quindi forse per altre persone un giorno potranno venire tanti nodi al pettine, sicuramente potranno venire un giorno. Però io spero sempre che la mia musica possa andare avanti con la semplicità e con l'umiltà. Un saluto a chi ci sta ascoltando e fai una dedica particolare con un pezzo a tua scelta che dedicherai naturalmente a chi ci sta ascoltando. Allora, io vi faccio un salutone grande grande e se voi volete io vi dedico questa canzone che è stato uno dei miei primi successi, 1996, Vieni a fare l'amore. Ecco, un ciao a tutti e un arrivederci a presto. Ciao. Una donna come te, l'ho sempre cercata però non l'ho trovata mai, tra mille avventure sbagliate le donne le ho sempre spogliate, soltanto per dire a me stesso che uomo sei. E adesso che sei qui con me, non credo ai miei occhi perché mi accorgo che in fondo la donna che io volevo di certo sei tu. Vieni a fare l'amore, stretta qui sul mio cuore, un erotico modo per fare progetti di felicità. Baciar la tua pelle e quel ciuffo ribelle e sentirti morire mentre mi dici non ti lascio più. Vieni a fare l'amore, stretta qui sul mio cuore, un erotico modo
modo per fare progetti di felicità e baciar la tua pelle e quel ciuffo di pelle e sentirti morire mentre mi dici non ti lascio più. Gli errori del mio passato, per questo il destino ha voluto portarti qui. E adesso che sei qui con me, non credo ai miei occhi perché mi accorgo che in fondo la donna che io volevo di certo sei tu. Vieni a fare l'amore stretta qui sul mio cuore, un erotico modo per fare progetti di felicità e baciar la tua pelle e quel ciuffo ribelle e sentirti morire mentre mi dici non ti lascio più. Vieni a fare l'amore stretta qui sul mio cuore. Show you.